laureata in ingegneria biomedica. L'Università di Padova ha realizzato il sogno postumo di Giulia Cecchettin, la studentessa tragicamente uccisa il 12 novembre 2023 a Vigonovo, Venezia. Giulia avrebbe dovuto laurearsi solo 4 giorni dopo, il 16 novembre, e tutto era già pronto per i festeggiamenti. Purtroppo l'ex fidanzato Filippo Turetta, attualmente in carcere per omicidio, ha cancellato per sempre le aspirazioni della giovane. Tuttavia l'Ateneo Veneto ha deciso di conferirle il titolo di studio alla memoria, attraverso una significativa cerimonia tenuta in Aula Magna alla presenza della rettrice Daniela Mapelli e del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La professoressa Silvia Todros, con la quale Giulia stava preparando la tesi di laurea, ha ricordato la ragazza come un'allieva modello e ha sottolineato: «Giulia era una bravissima ragazza, una studentessa scrupolosa, precisa e attenta. Ha sempre fatto tutto quello che le veniva richiesto. Si fermava per fare domande e rispettava le scadenze». Il giorno in cui è stata tragicamente uccisa, verso le 17:15, poche ore prima del suo appuntamento con l'ex fidanzato, Giulia aveva consegnato alla professoressa l'ultima versione della sua tesi. Questa comprendeva tutte le correzioni che le aveva suggerito di apportare. Il lavoro finale di Giulia rappresentava il risultato del suo impegno e della sua determinazione. La materia e l'argomento scelti erano estremamente complessi, richiedendo la massima precisione. La tesi di Giulia approfondiva l'impiego di biomateriali speciali per la sostituzione di parti della trachea. La professoressa ha spiegato: «La necessità di utilizzare questi tessuti è aumentata in modo evidente durante la pandemia da Covid-19. La prospettiva di Giulia che ottenesse la laurea prima di lui era uno dei temi che irritava particolarmente Filippo Turetta. Il giovane, coetaneo di Giulia e compagno di studi universitari, nutriva invidia per il fatto che la sua ex raggiungesse questo traguardo prima di lui e non più al suo fianco. La sera della sua scomparsa, Giulia aveva accettato di farsi accompagnare da Filippo in un centro commerciale per scegliere le scarpe che avrebbe indossato il giorno della discussione. Dopo aver fatto un giro per i negozi, i due erano andati a mangiare un panino insieme. Successivamente si erano rimessi in macchina, ma in un parcheggio vicino all'abitazione di Giulia era scoppiata una lite. Filippo aveva aggredito Giulia e lei aveva cercato di lasciare l'auto. Lui le aveva impedito di scendere dal veicolo e aveva proseguito la marcia verso una zona ancora più isolata, nell'area industriale di Fossò, un altro paese nelle vicinanze. Qui, secondo le ricostruzioni, l'avrebbe uccisa sferrandole diverse coltellate. Gli esami effettuati sulla macchina di Turetta hanno confermato il terribile scenario già ipotizzato dagli investigatori. La Fiat grande punto del giovane, infatti, è risultata intrisa di sangue. «Ci sono schizzi ovunque», hanno spiegato gli inquirenti. Le indagini ancora in corso chiariranno tutti i dettagli e l'esatta dinamica dell'omicidio. Nel frattempo, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, continua a dedicarsi alla lotta contro la violenza sulle donne e la cultura patriarcale, che ritiene essere la causa di tali tragedie. Nei giorni scorsi, subito dopo la prima udienza nel processo contro Alessandro Impagnatiello, il barman accusato dell'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, la giovane è tornata a criticare la stampa per il modo in cui ha trattato il caso. Secondo Elena Cecchettin, i giornali si sarebbero concentrati maggiormente sull'assassino piuttosto che sulla vittima. Ha espresso la sua opinione attraverso i social media. «Immaginate di essere la famiglia di una vittima di femminicidio e dopo la prima udienza del processo di vedere ogni giornale titolare articoli e prime pagine sulle lacrime e sul taglio di capelli del femminicida. Molti di questi titoli non prevedono il nome di Giulia Tramontano, ma solo quello del suo femminicida». In questi giorni si sono sollevate alcune polemiche anche nei confronti di Giovanni Caruso, avvocato di Filippo Turetta. Il legale è un professore ordinario di diritto penale all'Università di Padova, proprio l'ateneo in cui studiava Giulia. Per questo, sul sito change.org è stata lanciata una petizione contro di lui, nella quale si chiede che rinunci alla difesa o, in caso contrario,
L'Università di Padova si esprima pubblicamente, dissociandosi dalla scelta inopportuna di Caruso. La rettrice dell'università ha ribattuto, spiegando che in uno Stato democratico tutti hanno il diritto di difendersi.